Abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo fatto, dal mio punto di vista, una buona gara. Siamo stati poco efficaci forse nel primo tempo su alcune ripartenze, però è stato bravo il Perugia a limitarcele con falli di gioco che ci stanno, sono comunque, fanno parte del gioco del calcio. Mentre nel secondo tempo è partito meglio il Perugia, però direi che abbiamo concesso poco. Hanno fatto un'ottima azione sul gol. C'è un po' di rammarico perché sono ripartiti e noi sapevamo che nelle ripartenze erano molto bravi. Abbiamo sbagliato un'uscita sulla destra, hanno fatto un'ottima ripartenza e hanno fatto gol. Poi chiaramente un grandissimo gol di Sprocati, giusto? Moscati ha fatto un grandissimo gol. Siamo rimasti anche in 10, quindi più di così non credo che non posso chiedere alla squadra. Come mai la scelta di tenere in panchina uno veloce come Tortolano? Tortolano è stata una scelta prettamente tecnica, nel senso che anche Russotto e Martignago hanno più o meno queste caratteristiche di rapidità, di velocità. Tra parentesi, Tortolano aveva un problemino alla caviglia che è stato accentuato appena entrato, non l'abbiamo neanche potuto mettere in condizione al 100% perché la prima entrata ha subito un colpo alla caviglia, quindi abbiamo quasi bruciato un cambio in quella situazione. Posso andare? Forse si arriverà, forse, con parecchie squadre che si potranno portare fino alla fine. Sì, ma io credo che sia un campionato equilibrato, però alla lunga i valori di squadre come il Perugia, come la Salernitana, come il Lecce, come il Frosinone e il Benevento stesso alla fine verranno fuori. Sono squadre forti, hanno un organico importante, quindi credo che alla lunga queste squadre abbiano più chance delle altre di potersi giocare la vittoria finale. Abbiamo cercato di fare una partita, diciamo, stare compatti per poi ripartire. E il primo tempo l'abbiamo fatto anche abbastanza bene, il secondo tempo siamo abbassati un po' troppo. E il Perugia penso che comunque abbia meritato la vittoria, quindi va dato anche merito al Perugia che comunque ha giocato bene, un bel calcio e quindi ha meritato di vincere. Senti, l'impressione che proprio nel momento di maggiore difficoltà del Perugia Catanzaro abbia usato poco. Non so se tu dal campo hai avuto questa sensazione. Ma non mi sembra che il Perugia abbia avuto un momento di difficoltà. Sì, un pochettino, abbiamo fatto qualche ripartenza, solo che magari eravamo un po' lontani dalla porta quando ripartivamo, quindi abbiamo fatto fatica a fargli male. Però per noi è stata una partita importante perché ci serve anche per migliorare. Diciamo che tiriamo avanti per la nostra strada perché penso che comunque la base è solida e potremo comunque andare avanti per il nostro cammino. Al momento diciamo che è difficile da decifrare il campionato perché ci sono squadre magari che sono in vetta che non dovevano essere lì, oppure non lo so, io penso che comunque siamo una buona squadra e che stiamo continuando a migliorare, possiamo piazzarci bene, però dire dove possiamo arrivare è molto difficile. Personalmente credo che l'accoglienza del pubblico comunque sia stata molto. Sì, no, rispetto all'anno scorso ottima, dai. No, ma il pubblico deve esprimere quello che ritiene più opportuno, comunque io penso che i 2 anni che sono stato qua, insomma, sono stati 2 anni belli, ho fatto anche abbastanza bene,
quindi sotto quel punto di vista sono tranquillo, ecco. Gol del Torino Moscati, Eurogol, paghi la cena? Purtroppo gli avevo detto per telefono che speravo non entrasse perché o non giocasse dall'inizio, perché sapevo che poteva far qualcosa di buono, infatti purtroppo l'ha fatto. No, sono contento per lui, è stato un gol davvero bellissimo, quindi complimenti. Ma non era facile giocare con Catanzaro oggi. La squadra ben messa in campo, chiudeva tutti gli spazi. Noi siamo entrati un po' nervosi, secondo me. Abbiamo sbagliato troppo il primo tempo. Passaggi, stop, questo è il sintomo di... sintomo che è una squadra che non è tranquilla, quindi che sente forse il peso dei punti persi. Però, ripeto, abbiamo trovato una squadra ben messa in campo e abbiamo fatto fatica, un po' per loro, un po' per noi. Fortunatamente il secondo tempo è andato un po' meglio, anche se abbiamo regalato un altro gol che si poteva benissimo evitare, però va bene così, cioè, tra virgolette va bene così, perché soffrire in questa partita così tanto, visto che loro hanno fatto due punizioni da fuori area, non è che hanno impensierito più di tanto a Kopric. Cosa ti è piaciuto del Catanzaro stasera e cos'è che non ha funzionato? Diciamo che mi è piaciuto molto la parte iniziale del primo tempo, dove abbiamo contenuto bene il Perugia, secondo me una squadra molto brava nel palleggio anche sugli esterni. E il primo tempo, insomma, credo che è stato abbastanza equilibrato. Poi nella ripresa hanno trovato questo gol su respinta, forse un po' dubbia, non lo so se c'erano fuori gioco, però credo che siamo stati bravi anche in 10 a cercare di rimetterla al piede. Non ci siamo riusciti, però ecco, bisogna ripartire dall'ultimo quarto d'ora che si è fatto. Non ha detto che forse è scritto il primo tempo, lui dubbia che fosse il primo tempo e poteva segnare il più. Ma diciamo, abbiamo più che altro, forse sì, bisognava usare un pochettino di più, perché loro sì, non ci hanno impensierito più di tanto, noi abbiamo pensato più a contenerli che diciamo ad attaccare. Però ci sta, insomma, venire qui a Perugia, che è un campo difficile, stare un pochettino lì nel primo tempo. Però insomma credo che sia fatta una buona partita al di là del risultato.